Si conclude senza vincitori né vinti l'incontro dello stadio Casini fra Trestina e Scandicci. Finisce infatti 1-1 con un rigore sbagliato per il Trestina sul momentaneo 1-0 e con il pari dello Scandicci al 35esimo del secondo tempo. Un gol per tempo dunque ed un punto a testa in questa partita. Riavvolgendo il nastro del film della partita, tutto ha inizio al quarto d'ora con la prima tegola per Enrico Cerbella, che è costretto a privarsi di Ridolfi a causa di un risentimento muscolare. Così al suo posto getta nella mischia Lignani. Cambio obbligato anche per lo Scandicci con Claudio Davitti, che sostituisce l'infortunato Ballardini con il classe 98 Saccardi. Al 26esimo Trestina che si butta in avanti con Terzini, gran botta del difensore Tifernate, risposta di Francesco Martinelli, poi sulla ribattuta si salva come può la difesa dello Scandicci. Due minuti dopo lancio in verticale ancora di Terzini ed è Gallozzi ad avere un'occasione propizia, ma perde l'attimo e con il portiere in uscita di emergenza sciupa tutto così. Al 32esimo calcio di punizione di Gallozzi con palla scodellata nel cuore dell'area, ma il più abile di tutti è Francesco Martinelli che blocca e argina il pericolo. Al 36esimo il Trestina trova la via del gol con Maggioli, che si rivela un cecchino perfetto su cross al bacio di Kribek. Il terzino ha due tentativi e non fallisce il secondo, sulla ribattuta infatti non sbaglia, regala il prezioso vantaggio alla squadra di Enrico Cerbella. La ripresa si riaccende al 22esimo quando il direttore di gara ravvisa un calcio di rigore per un contatto aereo fra Manganelli e Kribek. Fra le proteste dei giocatori dello Scandicci, a farne le spese sia l'autore del contatto Manganelli e successivamente Pietro Battista, entrambi ammoniti. Dal dischetto si incarica Kribek, ma la porta si rivela stregata e la palla esce sul fondo. È il quarto rigore sbagliato per il Trestina in campionato in altrettanti tentativi dagli 11 metri e Kribek è il terzo giocatore dei bianconeri a fallire un penalty dopo Braccalli lenti e due sbagliati precedentemente da Ridolfi. Risultato dunque che non cambia di una virgola. Al 29esimo ci riprova Kribek su calcio franco con la palla che prima colpisce terra e poi viene deviata in corner da Francesco Martinelli. Sugli sviluppi del settimo calcio d'angolo del Trestina, Fumanti spreca con la difesa che libera il pericolo ancora in corner. Al 35esimo però lo Scandicci si rimette nei giusti binari con un bolide di Sinisgallo che si infrange sul palo. Sulla ribattuta il più lesto di tutti è Saccardi, che deposita la palla in fondo al sacco per l'1-1 definitivo. Sì, diciamo un primo tempo difficile per noi, l'adattamento al campo, in mezzo del campo abbiamo un po' concesso un po' sulle seconde palle, abbiamo preso questa rete su sviluppi una palla laterale e successivamente poi nel secondo tempo ci siamo un po' rimessi a posto, abbiamo avuto le nostre occasioni dopo un rigore molto molto benevolo, lo rivedrete, non penso, però insomma diciamo il risultato a noi soddisfa. Ma siamo riusciti a trovare un po' la quadra, il gruppo adesso è a pieno numero, a pieno rango e quindi da qua ripartiamo, dai risultati, dobbiamo dare continuità, i risultati scorsi ci hanno dato un po' fiducia, morale e consapevolezza più che altro, la nostra è anche una buona squadra direi. Rigore decisivo diciamo, perché poi andavamo sul 2-0, poi il campo comunque è stato molto pesante, quindi siamo un po' calati forse nel secondo tempo, alla fine del secondo tempo. Partita equilibrata, si sapeva che comunque era una squadra in salute perché veniva dalla vittoria con il Cannaro domenica scorsa e niente, i ragazzi credo che abbiano dato tutto quello che avevano, nessuno rimprovero, nessun rammarico nei confronti dei ragazzi. L'unica cosa è un po' preoccupante il quarto rigore che si sbaglia quest'anno.